Ed eccoci ritornati ancora in questo lunedì 8 marzo ad Angoli. Cambiamo completamente in questa seconda parte lo stile per fare un omaggio ovviamente a tutte le donne all'ascolto in questa giornata internazionale per i loro diritti, e lo facciamo con il prossimo ospite. È collegato con noi Andrea Parodi, un grandissimo amico di Angoli che ancora una volta ringrazio per essere con noi. Ciao Andrea! Ciao Dori, auguri innanzitutto. Grazie, grazie davvero. Andrea è questa sera collegato con noi perché tra poco ci sarà un grande evento, come sempre online, una grande celebrazione alla quale parteciperanno grandissimi nomi. Quindi, insomma, nonostante tutto continui a organizzare belle cose. È così, Andrea? Ci proviamo, dai, ci si prova. Aspettiamo comunque l'estate per tornare in presenza dal vivo. Però ci aspetta davvero questa sera una maratona incredibile con oltre 30 artisti, oltre 2 ore di musica, racconti, parole per celebrare questa giornata così importante. Bene, allora lanciamo subito il trailer e poi ripartiamo. Vai regia. Con Larry Campbell e Teresa Williams, David Grissom, Francesco Baccini, Tom Chacon, Paul Young e i Los Pacaminos. Roberta Finocchiaro e Roy Paci, l'attrice Donatella Finocchiaro, Alberto Fortis, Michael McDermott, James Maddock e moltissimi altri. Andrea, allora, tanti nomi che questa sera potremo seguire. Intanto ricordiamo come si fa per collegarsi a questo evento. Allora, si potrà seguire su YouTube, sulla pagina www.storiedicortile.it, si verrà immediatamente reindirizzati sullo streaming di YouTube, oppure sulla pagina Facebook di Radio Popolare, che sarà condivisa poi da tutti i comuni che hanno aderito, che partecipano a Storie di Cortile, e anche dai vari artisti che hanno partecipato a questa serata. Allora, solitamente Andrea, il Festival Storie di Cortile ha delle collocazioni, delle location molto belle proprio per la sua definizione, e scegliere, nonostante l'impossibilità in questo momento ancora una volta di trovarsi magari appunto in ambientazioni molto particolari, comunque volerlo fare a tutti i costi è una bella cosa. Sì, sì, da una parte certo abbiamo nostalgia della dimensione reale degli eventi in presenza, e ci auguriamo quest'estate di tornare a riportare il festival in questi luoghi meravigliosi del nostro patrimonio, case di ringhiera, giardini di antiche ville, corti, cortili di paese, che in qualche modo hanno sostituito quel ruolo che dove è un po' mancato la piazza, che qui da noi nel nord Italia è diventata spesso parcheggio o rotatoria di traffico. Però abbiamo questi luoghi meravigliosi dove portare musica e cultura, e questa sera sogneremo, vi porteremo in alcuni di queste, ci siamo fatti aprire ville e castelli per cercare di promuovere questo patrimonio straordinario. E la dimensione virtuale ci ha permesso anche di mettere insieme ospiti a distanza, quindi è vero, ci toglie tanto il virtuale rispetto alla realtà, però ci offre anche delle possibilità, ed è per questo che abbiamo voluto fortemente questa serata dell'8 marzo. Certo, e abbiamo anche una piccola anticipazione, poi stasera ovviamente lui sarà uno degli ospiti, proprio qualche minuto, perché poi invece c'è una sorpresa finale di uno degli artisti che ci ha mandato, grazie a te, il suo contributo, Alberto Fortis. Castello a Versailles e angelica, io fotografo chi mi ricorda di te, angelica. La Francia è libera, oh no, non qui suonavi un'arpa blu di argento splendido, no, non qui, oh no, oh
no, no, non qui. Casa New York, luce Bordeaux e angelica. Reincarnato in te sì, viaggio e cerco chi è angelica. La strada è libera. Ma soprattutto delle grandi sonorità di particolare atmosfera. Te ne ringrazio come sempre, perché scegli Angoli come mezzo di comunicazione di questi eventi importantissimi. Siccome non voglio sprecare neppure una nota del brano che verrà dopo, ti chiedo velocemente di ricordare come collegarsi all'evento tra pochissimo. Allora, alle ore 21 in streaming su www.storiedicortile.it o sulla pagina Facebook di Radio Popolare. Bene, non tanto io, ma soprattutto tu, grazie ad Angoli, tutti insieme. Grazie. Quindi vogliamo fare gli auguri a tutte le donne all'ascolto con questo brano bellissimo, di grande emozione, preparatevi, che tu hai scritto per tua sorella. È così, veloce, in 10 secondi, così lo facciamo partire. La notte prima che si sposasse, un po' di anni fa, non è una canzone nuova, ma non l'ho mai registrata. Sposa bene, di maggio. Bene, con te ci rivediamo prestissimo. Grazie, auguri a tutte le donne con Sposa di maggio di Andrea Parodi. Grazie. Lenzuola bianche stese dalla tua finestra, salendo per le scale, profumo di minestra. Hai imparato dalla nonna a cuocerla per ore, a raggiungerci del vino, a farla con amore. Poche le carezze e mai senza tremare. In questo grande giorno io ti saprò abbracciare. Per tutti quei silenzi, perdonaci se puoi. Laura, quanto freddo c'è stato tra di noi. E la musica la senti vibrare piano sul legno della mia chitarra, appoggia la tua mano. Ricordi le testate che davi sul cuscino, appoggerò la mia di mano per sentire il tuo bambino. Thank you.
fogli di giornale e di fotografie sull'albero di Natale e quante gelosie. Non ti ho mai vista correre, ma invidio il tuo coraggio. Che bella questa sposa, sposa di maggio. Le parole, vigliacche e meschine, l'indifferenza e le smorfie delle altre bambine. L'università, la vita, non ti sei mai arresa, nemmeno con la bici, giù dalla discesa.